atmosfera che si sta scaldando all'interno dell'Allianz Stadium, c'è voglia di grande calcio qui a Torino. Ovviamente non sono solo, con me come sempre Lele Adani, Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo, match che promette di regalare emozioni fino alla fine. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa, e proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. In campo questa formazione, scelti tra i pali, Bremer per una maglia in difesa con Rugani, Rabiot insieme a McKennie a centrocampo, reparto offensivo composto da Federico Chiesa accanto a Vlahovic. Questo è l'11 della squadra ospite. Si schierano col 4-3-3, non c'è una vera e propria punta centrale di ruolo, ma i tre attaccanti mobili pronti a scambiarsi di posizione. Il tecnico ha deciso di puntare sulla loro imprevedibilità proprio per mettere in difficoltà la difesa, soprattutto nell'uno contro uno. Vedremo se si rivelerà una scelta azzeccata. Si affaccia nella tre quarti avversaria la Juve, interviene e sventa il pericolo. Protegge palla con il corpo. Chiesa si allunga, il portiere senza grandi problemi, non era così pericoloso il tiro. Sicuro, Pier, ha visto partire la palla e ci è arrivato bene. Cambia corto col compagno. Chiesa taglia verso l'interno. Chiesa! E c'è il gol! Sono già sul più uno! Possiamo rivedere quello di poco fa, il portiere non esente da colpe sulla conclusione, poco reattivo, si è fatto sorprendere sul suo palo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Chiesa. Attenzione alla possibilità. Mettono a segno il più 2, il secondo in pochi minuti. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Il difensore che si è fatto saltare troppo facilmente. Ha
preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza. Ha avuto ragione, è lungo da fare qui per il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Fanno girare la palla in attesa nel momento giusto. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Qui possiamo rivedere l'azione precedente dalla quale è nato il gol, ovviamente da diversa inquadratura. La tocca corta. Ecco Politano. Palla forte. Terra su terra. Torna in qualche modo in bilico. Cross raso terra che ha trovato pronto il compagno all'appuntamento con il gol. Qui è a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Si ripartirà con un fallo laterale. Vlahovic. Occhio al pallone filtrante. Super qui il portiere. Intercetta il pallone in una zona complicata. Hanno rischiato grosso pochi istanti fa, restano meno uno, ma il merito è tutto del portiere, che ha sfoderato un intervento d'applauso. Ha spazio sulla corsia. Possono pareggiare. Super Szczęsny qui, evita il gol. L'appoggia corta. Tiene palla in attesa del momento giusto. Riconquista la palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Si giocherà ancora per 120 secondi. Chiesa. Trova Rabiot. Buon tiki-taka qui. Chiesa. C'è Chiesa tutto solo. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Queste sono le immagini dell'azione di poco fa, la difesa se la guardava, Pierre, questa era verità. Il gol preso è stata la logica conseguenza di una marcatura pigra, per me il tecnico non sarà contento. Al cambio. Fischia l'arbitro, manda le spalle negli spogliatoi, finisce il primo tempo qui all'Allianz.
si sta rivelando uno dei migliori, almeno finora. Ha letteralmente infiammato il match, tenendo sotto scacco la difesa avversaria. È stata una sfida personale con il portiere ed è stato molto emozionante. Secondo tempo che ha avuto inizio. Vlahović. Chiesa. Altro tocco per Chiesa. Buon possesso palla, caccia di spazi. Manovra che non trova sbocchi. Zielinski. Zielinski. Sta avanzando. Osimhen. Ecco Politano. Zielinski. Traversa, pallone che torna in campo. Zielinski. È l'occasione per tornare in partita. E c'è il gol! Gol sulla ribattuta qui. Disattenta la difesa e ha colpito. Replay del gol. Ecco, è stato rapido. Si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore. Era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione. Poi sai, se i compagni non gli danno una mano. Una partita molto spettacolare. Azione insistita, buona circolazione di palla. Possesso che torna agli avversari. Politano. Scambia con Osimhen. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Dusan Vlahović. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Recupera bene qui il pallone. Ecco Rugani. La Juve in vista del traguardo e i tifosi bianconeri si fanno sentire, provano a trasmettere la loro energia ai giocatori in campo. È pronto ad entrare in campo. Osimhen. La gioca profonda. Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Vlahović. Dusan Vlahović. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. Bremer. Finisce qui, finisce con la vittoria della Juve, fanno festa i bianconeri. Ci sono vittorie e vittorie, quelle di misura lasciano un sapore ancora più dolce. Sono le partite che spesso fanno la differenza a fine stagione. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. Ma di cosa parliamo, Pier? Qui le chiacchiere stanno a zero, tripletta, vittoria, è una prestazione
semplicemente meravigliosa.